Sembra una pizza quello che si vede su un dipinto pompeiano di 2000 anni fa, ma ovviamente non può esserlo dato che mancavano alcuni degli ingredienti più caratteristici, ovvero pomodori e mozzarella. Tuttavia, come risulta da una prima analisi iconografica di un affresco con natura morta emerso in questi giorni nell'ambito dei nuovi scavi dell'Insula 10 della Regia Nona a Pompei, ciò che era rappresentato sulla parete di un'antica casa pompeiana potrebbe essere un lontano antenato della pietanza moderna, elevata a patrimonio dell'umanità nel 2017, in quanto arte tradizionale del pizzaiolo napoletano. Pompei non finisce mai di stupire, è uno scrigno che rivela sempre nuovi tesori. Al di là della questione di merito su cui parleranno gli studiosi, va sottolineato il valore globale di questo sito, al quale stiamo dedicando le nostre cure, con la chiusura del grande progetto Pompei, ma anche con l'avvio di nuove iniziative. La tutela e lo sviluppo del patrimonio in ossequio all'articolo 9 della Costituzione sono una priorità assoluta. Lo afferma il ministro della Cultura Gennaro San Giuliano in merito al ritrovamento della natura morta emersa dai nuovi scavi della Regia Nona. Come spiegano gli archeologi del Parco Archeologico di Pompei, si suppone che accanto ad un calice di vino posato su un vassoio di argento si è raffigurata una focaccia di forma piatta che funge da supporto per frutti vari, individuabili un melograno e forse un dattero, condita con spezie o forse piuttosto con un tipo di pesto, indicato dai puntini color giallastro e ocra. Inoltre presenti sullo stesso vassoio frutta secca e una ghirlanda di corbezzoli gialli, accanto a datteri e melograni. Tale genere di immagini, noto in antico con il nome di Xenia, prendeva spunto dai doni ospitali che si offrivano agli ospiti secondo una tradizione greca risalente al periodo ellenistico.